Sporpiceno Game presenta il calcio, la vera magia, passione che brucia tra campo e tifosi, con passione e calcio siamo tutti gloriosi. Benvenuti alla nuova puntata di Passione Calcio. Apriamo la puntata parlando del momento difficile che sta attraversando l'Ascoli Calcio e la carenza di risultati. Apriamo la puntata ascoltando il giornalista Valerio Rosa. Passione calcio. È un momento difficile, un momento complicato, un momento, forse il peggior momento nella storia ultracentenaria dell'Ascoli Calcio, perché le sconfitte consecutive cominciano a essere tante, e c'è una rassegnazione da parte non solo dei tifosi, ma anche dei cittadini di Ascoli, non solo di Ascoli, ma di tutti quelli che abitano qui nei dintorni, da quelli che vengono da fuori, soprattutto quelli che vengono da fuori, perché l'altro giorno parlavamo con dei ragazzi che arrivano da Monte Giorgio, da Fermo, da Porto San Giorgio. È normale che comincia a serpeggiare una disaffezione molto pericolosa nei confronti dell'Ascoli. Trovare un barlume di ottimismo in questo momento è veramente complicato, perché la squadra sta andando molto male, la dirigenza è assente, il direttore sportivo Righi, che per qualche settimana, come diceva lui, ci metteva la faccia, adesso non si vede più, gli altri membri della società non parla nessuno, e mister Di Carlo sembra essere stato lasciato anche un po' solo lì in questa tempesta che si è abbattuta sull'Ascoli. Però non si può abbandonare, non ci si può rassegnare a metà ottobre, cioè è impossibile pensare che già il 20 di ottobre l'unica speranza che c'è è quella di fallire, cioè augurarsi il fallimento per poter risorgere, augurare che la propria squadra del cuore fallisca, secondo me è una sconfitta per tutti. Io su questo argomento non voglio soffermarmi troppo, perché secondo me in questo momento c'è solamente una cosa da fare: o non andare allo stadio, come stanno facendo gli ultras, rispettando il loro volere di non essere complici di questa società, di questa dirigenza, di non voler essere di alcun aiuto, una scelta che va rispettata perché è stata fatta coerentemente e coscientemente prima dell'inizio del campionato, perché c'era anche la possibilità che la squadra andasse bene, che magari era lì in testa al campionato, come molti magari si auguravano. Ma se poi si è data fiducia a questa società, cioè se si va allo stadio, si è fatto l'abbonamento e si vuole dare una mano a questa società, non ha senso contestare in questo momento la squadra. Cioè, chi va allo stadio, se vuole andarci ancora, deve stringersi intorno a questi ragazzi, che non saranno bravi, che non sono dei fenomeni, che molti arrivano dalla Serie D, da una bassa Serie D, quindi neanche da una Serie D di vertice. Fanno fatica, stanno facendo molta fatica, perché non sono competitivi nel campionato di Serie C. Ma insultarli, come è successo domenica, ho visto anche degli sponsor dell'Ascoli che insultavano i giocatori dopo che proprio loro hanno permesso all'Ascoli di andare avanti, mi sembra veramente incoerente. Cioè, se si decide di voler dare una mano alla società, una mano alla squadra, innanzitutto non si deve contestare all'allenatore Carrera, perché comunque era stato scelto per un progetto fallimentare, sicuramente, perché si è rivelato fallimentare, ma certamente non era lui il colpevole, non era lui quello che doveva pagare. Non si può certo insultare Di Carlo, che sta cercando di fare quello che può col materiale umano che ha, ma non si possono neanche insultare i calciatori, perché non è colpa loro se hanno dei limiti, come hanno ammesso apertamente dopo la partita di Terni, dicendo proprio ai tifosi che erano andati allo stadio liberati di Terni: noi siamo questi, di più non possiamo fare. Un'ammissione di colpa pesante sicuramente, ma che comunque rende l'idea della pochezza tecnica di questa squadra. Addossare tutte le colpe a Righi, certamente, il direttore sportivo ha le sue responsabilità e certamente sarebbe stato anche più giusto che fosse lui il primo a dire: signori, ho sbagliato, mi dimetto, me ne vado, e magari non cambiava nulla sul piano dei risultati, però certamente sarebbe stato un passo anche importante. Ha sbagliato il patron Pulcinelli? Possibile,
merita anche per aver dato fiducia al direttore sportivo, aver avallato magari certe sue scelte. Ma adesso, in questo momento qua, andare allo stadio a contestare lo vedo incoerente. Cioè, chi vuole il bene dell'Ascoli, vuole affiancarsi a questo progetto, vuole comunque continuare a dare fiducia a questa società che, bene o male, è la società che ha in mano le redini della squadra, non può andare a contestare allo stadio i giocatori perché sono gli unici che non hanno colpe. Quindi se si va allo stadio, io dico andate allo stadio, andate ad incoraggiare questi ragazzi che purtroppo solo con loro ci si può risollevare, almeno fino a gennaio. Poi a gennaio si vedrà se la società avrà la forza economica per poter tornare sul mercato, fare acquisti, fare correzioni al mercato sbagliato sicuramente che è stato fatto a giugno, però adesso andare allo stadio solamente per insultare i calciatori lo vedo decisamente incoerente. Passione calcio. Proseguiamo la puntata ascoltando la giornalista Chiara Poli. Passione calcio. Beh, secondo me l'Ascoli poteva fare molto molto meglio e decisamente, ecco, magari il primo tempo la prestazione non è stata delle peggiori, anzi devo dire che rispetto ad altre partite forse leggermente meglio. Però ecco, come al solito, secondo me altri punti persi perlomeno si poteva lottare per un pareggio. Io non vedo quasi niente in questo Ascoli, devo essere sincera. Pensavo all'inizio del campionato che effettivamente magari l'allenatore poteva dare qualcosa in più, quindi potesse essere un fattore dello staff tecnico. Ci sono alcuni giocatori che forse non sono all'altezza della situazione, e non perché magari non siano da categoria, di questa categoria, ma perché non siano all'altezza della situazione Ascoli, cioè di indossare una maglia storica come quella bianconera. Che dire, secondo me non è stata una bella partita, andando un po' a fare i conti a fine dei 90 minuti. Non mi è piaciuto l'Ascoli, non c'è quasi niente, non si vede la mano dell'allenatore. Tremolada non è mai entrato, diciamo, in condizione, non, in sintonia con il resto della squadra. Di chi sia la colpa, non lo sappiamo, se insomma sia un problema di qualità degli altri elementi o sia un problema di calarsi in determinate situazioni. Purtroppo questa è la realtà. Mi è piaciuto molto Siripo, è entrato bene, è entrato con il giusto piglio, ha cercato di creare situazioni pericolose, ha tirato in porta diverse volte, comunque ci ha provato, ecco, anche Tuffizzi comunque ha avuto la cattiveria e la grinta giusta. Centrocampo che ancora a me non convince abbastanza, Bertini va e non va, quindi c'ha alcune partite in cui ha fatto vedere dei buoni spunti, altre partite in cui effettivamente è scomparso, ha avuto una bella occasione contro il Perugia che purtroppo non ha sfruttato al meglio. Manca un po' di qualità. A gennaio sicuramente spero sul mercato di riparazione si possano arrivare dei terzini. Serve, secondo me, dopo l'assenza di Curato forzata per l'infortunio, perlomeno un centrale di esperienza. Gaiolo, abbiamo visto, purtroppo non sembra essere quello dei vecchi tempi. 40 ha delle pecche, no? A volte in fase di marcatura, non che non siano buoni giocatori, però ovviamente forse sostituire Curato è fondamentale. A centrocampo manca, non mi stancherò mai di dirlo, un playmaker, qualcuno che faccia che registri questa squadra, che la registri e che faccia da regista. Passione calcio. Continuiamo la puntata ascoltando il giornalista Alessandro Manocchi. Passione calcio. Sì, torniamo a commentare purtroppo l'ennesima sconfitta dell'Ascoli, la terza sconfitta consecutiva. Diciamo che la squadra rispetto a Terni ci sono stati dei miglioramenti in ambito di gioco, però resta il fatto che il Perugia purtroppo alla prima occasione vera ha castigato l'Ascoli. Un Ascoli che nel complesso, ripeto, non mi è dispiaciuto, avrebbe meritato il pareggio, secondo me. Però credo che la squadra sia, come dissi in una precedente intervista, il problema sia molto psicologico.
È una squadra che in questo momento risente anche purtroppo anche della protesta dei gruppi organizzati dei tifosi che non entrano allo stadio. Credo che sia anche un minimo, un problema di preparazione, perché l'Ascoli, come tutti sappiamo, ha svolto la preparazione al Picchio Village a 40 gradi, mentre solitamente le preparazioni, in vista delle stagioni sportive si fanno in altura. Quindi probabilmente è anche un problema, penso, fisico, è un insieme di cose. Io personalmente ho molta fiducia in Di Carlo, mi sembra una persona schietta, una persona sincera, una persona che chiaramente nel dopogara ha detto: noi al momento stiamo giocando per la salvezza. Questo è un segno di lealtà, anche di correttezza verso tutto l'ambiente, un ambiente che si deve ricompattare. Chiaramente se questa squadra, io penso che già alla prossima trasferta saremo a Pineto. Se dovesse arrivare una vittoria a Pineto, chiaramente cambierebbe tutta la storia, perché se guardiamo la classifica siamo a 5 punti comunque dai playoff. E io la butto lì. Io penso che quelle partite perse al Del Duca, e se non sbaglio sono state 5 sconfitte, se non sbaglio. Di quelle 5 sconfitte, io penso che con l'apporto del pubblico, del vero pubblico, magari su 5 sconfitte sarebbero state, la butto lì, 3 pareggi, con 3 punti più in classifica. Adesso eri ad un passo dai playoff. Chiaramente la squadra è carente, forse a livello di soprattutto a centrocampo, però non la considero scarsa come in tanti vogliono far credere, o come in tanti giudicano che sia scarsa. Secondo me la squadra non è scarsa. La squadra deve risollevarsi sia psicologicamente soprattutto, e io ho una gran fiducia in mister Di Carlo. Passione calcio. Continuiamo la puntata parlando del campionato femminile Eccellenza Marche e della partita esterna della Sammettese ad Ancona, grazie al contributo di Chiara Poli. Passione calcio. San Benedettese femminile che esce sconfitta per 3-2 sul prato del Dorico di Ancona nella seconda giornata del campionato di eccellenza femminile delle Marche. Rosso-blu in doppio vantaggio con una punizione di Poli nel primo tempo che si infila sotto la traversa e poi con un pallonetto di Ponzini all'inizio ripresa. Tante, troppe le occasioni sciupate dalle rosso-blu e locali che non mollano, anzi rimpolpano l'attacco con Lisica. Cambio azzeccato perché grazie alla sua doppietta pareggiano e poi ribaltano il match. Da rivedere sicuramente alcune situazioni tattiche e meccanismi in fase di non possesso. Ora le ragazze di Mister Pompei si preparano al prossimo delicato match contro la Maceratese. Appuntamento allo stadio Petrella di Ripatranzone domenica 27 ottobre alle ore 15. Passione calcio. Prima di terminare la puntata, diamo un appello ai tifosi dell'Ascoli e alla società. Non abbandonate la squadra, state vicini e se andate allo stadio, tifate, tifate, perché tifare prima e tifare dopo non serve, ma durante la partita sì. La cara squadra ha carenze tecniche e caratteriali, ma ha bisogno di un supporto e solamente il tifoso e la società possono essere a fianco alla squadra. La puntata di Passione Calcio termina qui, vi dà appuntamento alla prossima puntata. Se vi è piaciuta mettete un like, se non vi è piaciuta mettete un like. E se pensate che dobbiamo continuare a fare queste puntate, mettete un like. E seguiteci sui nostri social. Sporticeno Game ha presentato il calcio, la vera magia. Passione che brucia tra campo e tifosi, con passione calcio siamo tutti gloriosi.